eyes, one of them like the gang. I got red, I got blue, what you want? The Chanel, Balenciaga, Louis Vuitton. I piloti sono pronti, le vetture anche. Le qualifiche stanno per cominciare qui sul circuito del Bahrain. Quando si tratta di ottenere un buon tempo sul giro, di solito il segreto è un'ottima velocità massima. Basterà diminuire il più possibile il carico aerodinamico, fare bene le curve e spingere a fondo nei rettilinei? Qui i piloti dovranno pensare soprattutto alla velocità massima. Se diamo per scontato che la vettura sia relativamente a posto per il resto del giro, allora è nei rettilinei che puoi guadagnare tempo. Non è facile sorpassare se sei più lento di tutti gli altri. Bravo, hai fatto un ottimo lavoro, hai guidato davvero bene. Benvenuti sul circuito internazionale del Bahrain. Le vetture stanno per scendere in pista e saremo pronti per l'inizio del Gran Premio. Oggi si gareggia sui 5,4 km del magnifico circuito internazionale del Bahrain, con 15 curve e due ottimi punti di sorpasso, alla 1 e alla 4. Attenzione a curva 10, la frenata è molto delicata. Con me ai microfoni c'è Luca Filippi. Luca, è un piacere averti qui anche oggi. E ti chiedo subito, da veterano delle corse, come riesci a placare i nervi prima della gara mentre aspetti lo spegnimento dei semafori sulla griglia di partenza? Beh, immagino che comincino a sentire l'adrenalina al pensiero di approcciare la prima curva. Un po' come guerrieri che si preparano per una battaglia. Gli imprevisti rendono sempre nervosi, ma questo in parte è un bene perché consente ai piloti di concentrarsi sulla situazione e di prepararsi alla partenza del Gran Premio. Vediamo ora la griglia di partenza in attesa della gara di oggi. La fantastica qualifica di ieri di Charles Leclerc gli ha fatto conquistare la pole position e Valtteri Bottas prende posto accanto a lui. Per quanto riguarda il resto della griglia, Vettel, Hamilton, Max Verstappen e Perez, Albon, Sainz, Magnussen e Lando Norris, Grosjean, Kvyat, Lance Stroll e Ricciardo, Raikkonen, Gasly, Nico Hülkenberg e Antonio Giovinazzi, Kubica, infine George Russell in ultima posizione. I preparativi sono quasi completati, scendiamo in pista. Bene a tutti ragazzi, benvenuti qua sul mio canale e oggi siamo in Bahrain. Dopo il primo successo stagionale, Charles Leclerc parte nuovamente in pole position.
Ok, non ti preoccupare, faccio io. Che devo dire? Ah sì, dopo il primo successo stagionale, Charles Leclerc riparte nuovamente in pole position e dietro a lui, come sempre. E lui, come sempre, in terza posizione, Vettel. Mentre in seconda, colpo di scena, Bottas e non Lewis Hamilton. Ha avuto molte difficoltà Lewis Hamilton nelle qualifiche di ieri. E speriamo che anche oggi si ripeti la stessa cosa. Perché come conosciamo tutti, Lewis Hamilton, quando diventa modalità martello, lui ci fa el bucio. E quindi niente. Devo dire che questa SF90 si sta veramente comportando veramente, veramente, ma veramente bene. E qui in Bahrain abbiamo fatto un buon record. Cioè un best lap, abbiamo fatto un ottimo best lap. Non mi ricordo, cioè, non mi ricordo il tempo che abbiamo fatto, però abbiamo distanziato più di un decimo, mi sembra, quasi un decimo o meno di un decimo. Eravamo veramente vicini tra me e Bottas ed è stato veramente un best lap pauroso, cioè niente da dire, perché eravamo appagliati io e Bottas. E niente, le gomme sono in temperatura, il freno puri, motore sì dai. E niente, siamo sulla griglia di partenza, ci posizioniamo e incomincia il Gran Premio del Bahrain. Il radar mostra sereno, le condizioni meteorologiche per adesso sono buone. Tieni d'occhio i semafori, la sequenza di partenza comincerà non appena tutti saranno sulla griglia. Tieniti pronto con la frizione. 1, 2, 3, 4, 5, lo spegnimento dei semafori, parte il Gran Premio di Bahrain, via partiti! Ottima trazione di Charles Leclerc, ma Bottas all'interno e non molle all'interno. Troviamo subito dalla sinistra, lui si è aperto quasi al contatto, abbiamo visto all'ultimo. Siamo in mezzo al panino della Mercedes, in mezzo al panino della Mercedes. Attenzione, Lewis Hamilton cerca di combattere. Ma l'aggressività del giovane Charles Leclerc non si fa indebolire da un pilota professionista come Lewis Hamilton. Nel primo settore siamo primi, occhio a queste S molto veloce che è in pendenza. Qui ottimo, attenzione, andiamo in una curva più pericolosa e più difficili del circuito. Questa curva secca a 90 gradi a sinistra, molto molto dislivello, infatti è facile anche andare al bloccaggio. Comunque non molla, non molla Lewis Hamilton, è in modalità martello, attenzione. Era partito in quarta posizione, in quarta posizione da partito. In soltanto in una curva si è ritrovato alle coste di Charles Leclerc. Ottimo. Meno male che abbiamo un assetto più scarico e quindi siamo più agevolati nel dritto, ma nelle curve no. Non molla, non molla. Sta sempre dietro. Noi sentiamo la pressione, la sentiamo la pressione.
Adesso il DRS giro veloce. Quindi dobbiamo superare il secondo, se no siamo nel pasticcio, perché Lewis Hamilton è molto veloce, non dà segni di cedimento, non dà segni di cedimento. Occhio al DRS, Lewis Hamilton, che ne potremmo approfittare. Non qui, ma dopo, nel piccolo rettilineo dove la Mercedes attraziona molto bene, attraziona. Troviamo difficoltà in queste S molto qui. Attenzione, scivola la macchina, scivola e trazionato non bene di più la Mercedes. Lewis Hamilton, occhio qui, lunghini. Lewis Hamilton, guardiamo se traziona bene. Attenzione qui in fondo Lewis Hamilton, si proverà. No, ci risparmio per il momento. Occhio, non pizzicare il cordolo, perché è facile andare in burnout, in girare. Attenzione, qui nel rettilineo. Occhio che sul rettilineo principale del traguardo lui ha la possibilità di utilizzare il DRS. Guardiamo come esce, uscirà bene? È uscito molto bene. Infatti in fondo questo rettilineo ci proverà. Noi dobbiamo coprire assolutamente l'interno. Infatti lui va all'esterno. Che staccatona Lewis Hamilton. Super staccata di Lewis Hamilton. Tanto dietro c'è la lotta. Lo stesso Mercedes contro Ferrari, Vettel contro Bottas. Guarda lì che quartetto dietro. Siamo al quinto giro e Lewis Hamilton è ancora alle carcagne. Non molla Lewis Hamilton. È tipo come una big bubble. Non si molla più. Mamma mia. Due macchine in un'ombra. Facciamolo passare. Studiamolo anche noi, studiamolo. Guardiamo come guida sotto pressione. Abbiamo la possibilità di utilizzare il DRS. Attenzione, proviamo qua in fondo, guardiamo un po' come si comporta. Quasi al contatto, lunghissimi. Incrocio di Lewis Hamilton. Mamma mia, che lotta. Attenzione, siamo molto vicini. Proviamo qui in fondo, proviamo.
Staccatone, l'abbiamo chiuso, ottima chiusura di Charles Leclerc. Parte retrotreno della SF90. Occhio qui. Lewis Hamilton cercava all'interno, super staccatone, ma ha rinunciato. Robe da pazzi. Che pazzo Lewis Hamilton. Ci proverà qui in fondo, ci proverà. E niente, no, sta dietro, preferisce stare dietro e far sentire il suo monoposto al giovane Charles Leclerc. Attenzione perché qua Charles Leclerc allunga 2-3 metri allunga, attenzione. Anche qui a rettilineo. Andiamo ai box. Box. Attenzione, solita strategia di Lewis Hamilton. Appagliati all'entrata dei box. E ora qui è. Dipende tutto dal timer della squadra. Chi è più veloce? Che fortuna, Verstappen ferma, lui seguita ai box. Respiriamo un pochino, respiriamo. Virtual safety Virtual safety car car. in uso, rallenta e mantieni positivo il delta. Virtual safety car in Ricevuto, uso. Ok, evita la linea bianca all'uscita Alex. dai box. Dobbiamo Se uscire attraversi ci davanti becchiamo a una Russell. penalità per guida pericolosa. La Ok, pubblica. rallenta, rallenta. Delta negativo, vuol dire che stai andando troppo veloce. Russell. Rallenta. Le gomme sono nuove, si vedono che sono nuove, guardate come sono lucide. Mamma mia. Dai, Virtual safety car sta per finire, tieni accelereremo, il ritmo fino alla accelereremo. bandiera verde. Occhio. Il regime di Virtual Dai, dai, safety dai, dai. car Abbiamo sta per terminare, perso troppo tempo, mantenni abbiamo la perso. bandiera verde. Troppo tempo, tempo prezioso. Tanto facciamo subito fuori Russell, facciamo subito fuori. Occhio al bloccaggio Russell. Attenzione, quasi al tamponamento. Qui occhio, non proviamo qui. Ci proviamo in fondo al rettilineo se usciamo bene. Usciamo benissimo, dai. Russell si sposta già all'interno, proviamolo subito all'esterno, ricordalo. Attenzione, chiudiamo malamente. Chiuso di cattiveria. Una chiusura fantastica di Charles Leclerc. Vuole guadagnare tempo su Lewis Hamilton. Sebastian è appena entrato nella corsia dei box. Sosta per Sebastian. Ok, il distacco da quella dietro è 1,8 secondi. Stiamo avvicinando al gruppetto davanti. Pubblica. Attenzione, eh. Proviamo qua l'entrata in modo diversi. I cinesi, dai, subito incrocio. Subito all'interno. Alla Daniel Ricciardo. Sinistra destra. Grazie. E ora davanti abbiamo lui. Antonio Giovinazzi, italiano come noi. Anche se non siamo italiani, ma noi ci sentiamo italiani, perché noi guidiamo la SF90. Giovinazzi, proviamo qua, subito l'attacco di Charles Leclerc, sul povero Antonio Giovinazzi.
occhio a questa qui. Oh, però zitto zitto, cacchio cacchio, Lewis Hamilton si è fatto sotto negli ultimi giri. Mancano due giri, un giro e mezzo possiamo dire. Alla fine della gara Lewis Hamilton si è fatto nuovamente sotto a Charles Leclerc. Charles Leclerc non ne ha più, non ne ha più Charles Leclerc. Resisti Charles Leclerc, resisti. Largo, largo, sente la pressione di Lewis Hamilton. Sente la pressione di Lewis Hamilton. E vince il Gran Premio di Bahrain, la SF90 di Charles Leclerc, vince in Bahrain. E siamo 2 su 2, 2 su 2. Oggi la Ferrari ha dimostrato quanto vale e ha conquistato una splendida vittoria. Luca Filippi, a cosa è dovuto questo risultato secondo te? È stata una vittoria di squadra, hanno applicato la strategia migliore, la più adatta alle condizioni del tracciato. E il pilota è stato impeccabile nell'eseguire alla perfezione gli ordini di scuderia. La dimostrazione lampante di come in Formula 1 il gioco di squadra sia tutto. I trionfatori di oggi, gara spettacolare e prestazione impeccabile da parte della Ferrari. La storia non inganna e nessun appassionato si stupirà a vederli ancora una volta sul gradino più alto. Yeah.